Cari amici di Ischia Reporter, ben trovati con questo nuovo appuntamento con la storia di Forio. E lo facciamo affrontando insieme all'autore l'avventura che ci propone il libro che vedete inquadrato, Monterone e le sue alluvioni, a cura di Don Pasquale Ferratore. Un ricco percorso di ricerca, di recupero della memoria, e lo facciamo come sempre cercando di andare al cuore delle questioni che ci pone l'autore, che ringraziamo per la presenza insieme a noi oggi pomeriggio negli studi di Nello Fiorentino. È un percorso appunto che ci invita a riscoprire un po' anche le nostre radici, anche le problematiche che la storia ci ripropone per evitare e scongiurare magari nuove tragedie. Lo spunto ci viene da questo libro che appunto, come dicevo, ci ricorda le alluvioni innumerevoli che ha subito il territorio di Forio, in particolare quello di Monterone. L'autore, innanzitutto Don Pasquale, chiediamo come mai questo evento dell'alluvione, in particolare quello del 1910, ha catturato la tua attenzione, perché è importante ricordare quell'evento. Io partirei innanzitutto dalla copertina che avete visto, cioè la chiesa di San Michele che è sommersa fin sotto l'architrave. E poi tutta la piazza di Monterone è piena di fango secco e pietre che arrivano fin sotto a questo balcone, che attualmente sta sopra il negozio del mini market fiorentino. È la mia chiesa e la mia popolazione, è una tragedia che ha inciso sul cuore delle persone e allora io l'ho voluto ricordare perché non se ne perdesse la memoria. Perché la ragione è questa, che mentre prima alla sera si riuniva in casa tutta la famiglia, si parlava di tante cose, si raccontavano tanti bei episodi, la storia dell'antico, i fratelli del Vangelo, oggi non si parla più di niente, oggi siamo appicciati alle visioni. E che le diciate le visioni, quelli sente subito, dobbiamo sentire che le si sta perdendo il passato. Allora ho voluto cercare di raccogliere quelle poche cose possibili per poterle mettere in questo libro in modo che domani rimanga sempre come storia locale. Ecco, diciamo che i documenti in possesso sono molto scarni, è stato un lavoro di ricerca specialmente sulla memoria, diciamo, orale, su quello che tu hai raccolto nel ricordo delle persone un po' più anziane, ma anche attraverso una serie di piccole tracce che quell'evento così drammatico ha lasciato anche nella struttura della chiesa. Ci sono, non so, parti di pavimento che tu hai recuperato e hai conservato, ci sono addirittura piccoli reperti proprio di fango che sono stati a suo tempo anche fotografati, catalogati, insomma testimoniano che quell'evento fu veramente imponente. E da lì poi tutta una serie di, come di inviti a non dimenticare, ma anche a cercare di custodire meglio il territorio per far sì che non si ripetano, anche perché la conformazione particolare di Monterone fa sì che tutte le acque pluviali provenienti da Pietro, per chi conosce il territorio, Santa Lucia, la Pannoccia, la stessa Baiola, convogliano tutti verso Monterone. Pertanto è fondamentale, diciamo, andare anche a cercare di capire come si può intervenire per evitare ulteriori problemi. Oltretutto, mi sembra che pur senza fare polemica, come hai sottolineato nella prefazione, comunque alcune problematiche sono state addirittura aggravate negli ultimi tempi con i lavori che sono stati fatti, per quanto insomma anche altre cose sono state fatte in maniera molto egregia. Diciamo, ecco, da un lato la difficoltà nel reperire i documenti, dall'altro però c'è l'esperienza delle persone anziane che in qualche modo ci ricordano che bisogna fare attenzione con la manutenzione del territorio. Allora, parto da questo principio. Perché ho voluto raccogliere queste notizie? Prima di tutto, ci ho pensato troppo tardi, che se ci avessi pensato prima, avevo più contatto con le persone che hanno vissuto quell'esperienza e quindi sarebbe stata una vera ricchezza e messa a posto. Poi l'ho voluto perché non andasse perduta la memoria del passato. Quei fatti là devono rimanere.
E poi quando tu accennavi a polemica, non polemica, a me la polemica non mi interessa, sono un tipo che ci scherzo sopra, voglio Sì, ridere, però vi leggo una poesia e questa poesia vi dirà tutto il perché, perché logicamente è stata un'esperienza. Oggi c'è questa assistenza, tu parli, chi nessuno ti ascolta. Ma quando succedono i disastri, ognuno ha colpa a questa, colpa a questa, inchiesta qua, inchiesta là. E allora pensiamoci prima, non arriviamo all'estremo quando non si può mettere più riparo. E allora nel libro qualcuno si può prendere collera, pigliato da collera pure, però mettiamo mano al lavoro, cerchiamo quelle che conta e queste che domani non lasciamo in eredità ai nostri un disastro ancora possibile, perché noi siamo sotto la montagna, è l'unica zona più che va soggetta a queste cose, a queste tragedie, che qua sono convogliate tutte una quante sorta di imbuto, no? Perché il Monterone è costretto un po' a subire le acque di tutta dal Monte Pomei, possiamo dire, da Santa Maria, Santa ce l'ho Lucia, messa là, sì, le rocce. Cioè, infatti il libro è molto bello, mentre Don Pasquale trova la poesia da leggere, il libro è sono pronto. molto bello anche perché è corredato di foto d'epoca molto molto significative, che ci fanno vedere da un lato la tragicità dell'evento, ma anche la bellezza del territorio. Prima che molte cose venissero cambiate e poste nel dimenticatoio, si fa riferimento al viale della Rimembranza nell'attuale via Giovanni Castellaccio, là dove insisteva ogni albero a ricordo di un caduto della Prima Guerra Mondiale, ci sono cartoline d'epoca, c'è il soccorso così com'era addirittura prima del mulaione, poi ci sono altri episodi, eventi, alcuni addirittura prodigiosi, ma su questo poi ci torniamo dopo. Intanto la poesia di Don Pasquale. Allora, questa poesia non è uno sfottò per i sindaci o chi esso sia, è unicamente un invito, pensiamoci adesso, non ci pensiamo dopo, perché è brutto, ma ci sono le vittime e poi andare là, fare un discorso a che serve. L'importante è durante la vita quando devi fare qualche cosa. Pria che il vento raduni tetre nuvole nel cielo e tuoni e fulmini squarceranno il velo del firmamento, destando le sacre trombe della morte, guardate la nuda terra, prima che diventi avello a sventurate spoglie, cioè prima che diventano cimitero. Forse tra queste potreste esserci anche voi e i vostri cari, ognuno a meditar s'appressi e ad operarsi mori, cioè pensam e operiamo. Allora il sindaco, quindi non c'è nessuno nome, quindi i sindaci non mi pigliate collo, eh? Allora il sindaco, se sarà ancora come risorto e non nel numero dei morti, indossando la fascia tricolore per tributare ai morti quei dovuti onori, proclamerà solennemente: povera gente, a te che sei morto come un povero fesso, scusate l'espressione, come un povero fesso, innalzerò al ricordo una statua di gesso. Beato te che muori, io da quella tomba ne resto ancora fuori. E asciugandosi la fronte madida di sudore, a voi il dolore, a me l'onore. E mischiando fasulle lacrime al sudore dei capelli, proclamerà solennemente: a me non mi passa manca pagava, e staremo sempre punto e da capo. In quel triste momento e da quelle vane parole, forse qualcuno penserà, sarà dimenticato di aggiungere: a voi il mio cordoglio, a me basta il pieno portafoglio. Ma se tra i morti ci fossero i cari figli, diresti sì, evitiamo altri perigli? Ecco, quando la sofferenza pizzica il nostro stesso corpo, cioè la nostra famiglia, allora tutti quanti noi siamo lì a piangere, a capire e a parlare. Ma fin quando il dolore non punge i nostri fianchi, noi siamo sempre a dire parole, però non siamo pronti ad operare. Ed è questo che io con questo libro ho voluto cercare di stuzzicare per evitare. Certo, da un lato c'è, come dicevamo, il recupero della memoria, dall'altro il monito per evitare diciamo, di Altri affrontare disastri. questo, di fingere sorpresa, no? Come tu provi a dire in questa poesia. Dicevo prima di questi eventi anche alcuni prodigiosi, no? Il vecchio parroco, il parroco dell'epoca, come si Don chiamava? Antonio Camezzuto. Don Antonio Capezzuto, che
travolto dalla tragedia, no? Da questo fango che aveva sommerso quasi del tutto, la chiesa, si preoccupa di andare a recuperare. No, allora non è il parroco, è Don Dovracco, così chiamato Don Pietro Calise, che era Era rettore il della rettore, chiesa, il rettore della perché chiesa. la parrocchia risale al Dalla porta, dice. 1936, Sì. agosto 36, perché prima era chiesa privata, cappella privata, e la cappella privata tiene un cappellano o un rettore. Questo rettore, cioè colui che stava attento spiritualmente, era questo Don Pietro Calise, il quale è andato lì. La chiesa tutta piena di fango, che hanno fatto? Hanno sfondato il muro della sacrestia appunto per defluire le acque. Dopodiché, con l'aiuto dei fedeli, hanno tolto tutto il fango che c'era e ha aperto il tabernacolo. L'ora era alle 2 del pomeriggio, 2 dopo mezzogiorno. Il tabernacolo non era protetto da nessuna cosa, non era chiuso ermeticamente, quindi l'acqua dentro poteva entrare magnificamente. E lui, aprendo il tabernacolo, che cosa ha trovato? Non c'era una goccia d'acqua. E i fedeli l'hanno visto e hanno testimoniato. Però peccato che questo fatto non è stato poi più menzionato dai parroci, che sono succeduti. Perché questo è un miracolo eucaristico ed è una cosa utilissima per la fede di tutti quanti i fedeli. Avrebbero dovuto dire, io lo sto dicendo continuamente, anche ai forestieri ce l'ho detto, perché devono ricordare che va rispettato questo miracolo, in quanto quando entriamo nella chiesa vuol dire che là nostro Signore ci sta, non andiamo a raccontare una barzelletta. Quando celebriamo, diciamo, ecco l'agnello di Dio, vuol dire che in quell'espressione ci sta una vitalità, ci sta una forza, che è la presenza di Gesù nell'Eucaristia. E lui però aggiunge un particolare, dice, siccome non avevo ancora mangiato, potetti consumare l'Eucaristia, perché a quell'epoca sia i sacerdoti che i fedeli, quando erano a fare la comunione, dovevano osservare il digiuno dalla mezzanotte in poi. Quindi tu faceva la messa all'una, alle 2 del pomeriggio, aveva stato digiuno a mezzanotte. Poi Papa Pacelli è venuto incontro a questa esigenza e ha ridotto il periodo della penitenza. Però lui ci ha tenuto a questo fatto qua. Spero che anche noi entriamo nella chiesa ci ricordiamo, qua c'è sta qualcuno che ci aspetta, torna, sta casa aspetta a te. Giusto anche per farsi un'idea più precisa dell'amore e della quantità d'acqua e di fango che sono poi arrivate nella chiesa. Hai trovato anche il livello del fango. Quindi se il fango è arrivato, Allora, voglio questo è precisare. importante per far capire anche poi il particolare del miracolo eucaristico che tu descrivi. Voglio precisare innanzitutto che alcune persone hanno detto che nella scalinata delle campane c'è stato un segno dell'alluvione. Là non c'era niente. L'unico segno che io ho trovato è stato quando abbiamo restaurato i tre quadri di Spigna che stanno nella chiesa. Dietro al quadro della Natività o della Visita dei Pastori, sopra la testa della Madonna c'era la polverina gialla del fango che si era seccata, e muovendo la tela che è caduta a terra e la tengo raccolta in un boccaccio in sacrestia, sta anche qua sopra la Sì, ci sono le fotografia. foto. Quindi se era il terriccio secco, quindi vuol dire che l'acqua, il minimo come acqua, stava più di un metro al di sopra di quel livello là. E poi sotto il quadro della visita dei pastori io ho trovato il fango che si è seccato come tanti cocci che poi seccandosi si è spaccato e stanno anche qua riportate verso l'inizio. Sì. Per quale motivo? Questi li tengo conservati in sacrestia perché non, la gente deve pur capire che io non ho detto le barzellette. È chiaro, sono cose che l'ho detto con sincerità, serenità. E unicamente l'ho messa là per ricordo. Poi qua sotto, questa fotografia, sotto dove stanno questi cocci, Non so qui ci se sta il la resto di regia una riesce. mattonella. Sì, che sta poi anche nel retrocopertino, no? Questo Pure deve. casomai mostrare Forse è sempre meglio copertina. che. Perché così possiamo apprezzare Ecco qua. anche i colori così belli di questo Vedi? pavimento. Questa qua io l'ho trovato sopra il cornicione della chiesa. E mi era stato confermato anche da alcune persone che si vede che hanno lavorato a quell'epoca. Per quale motivo ci ho messo questa qua? Perché dei massi enormi, questo quando hanno 8 1, 2, 3 botti di vino all'ora, hanno 8 1 là,
hanno fracassato la porta completamente e hanno distrutto tutto il pavimento, quindi passando sopra hanno macinato tutto. Si vede che loro poi questi cocci che ha preso avranno buttato a destra e a sinistra, però non so, ho messo anche un dubbio, se per caso fossero sotto il pavimento attuale. Sì. Non so, perché il pavimento risale al 1910, cioè dopo dell'alluvione, quindi potrebbe anche darsi che trova qualcosa sotto, ma non credo, perché siccome era tutto macinato, vedi che avranno fatto piazza pulita e hanno buttato fuori. E poi era un pavimento anche delicato, perché si tratta di un vero maioliche. Diciamo che la maggior parte delle chiese di Forio erano pavimentate in questo modo. In questo modo, tutte con le maioliche. Molto ricche di, diciamo, di questi colori, che poi mentre un po' a compensare le pareti che erano... Ma il marmo nelle chiese è venuto dopo. È venuto dopo. Mentre prima si teneva alla pavimentazione fatta così come con le maioliche. E quindi anche San Michele è un giacimento di arte. Tu hai fatto riferimento ai quadri del Dispini, che è un grandissimo artista dell'isola d'Ischia, nato tra Forio e Laccamena, se non ricordo male. Pertanto ecco, è l'occasione anche per conoscere il nostro patrimonio artistico, grazie anche all'impegno di Don Pasquale si continua a custodire, a conservare, e noi dobbiamo fare in modo anche di farlo conoscere. Quindi è occasione per visitare, per quanti non l'abbiano mai fatto, la chiesa parrocchiale di San Michele Arcangelo la nostra è una chiacchierata d'altra parte, quindi. Allora, volevo dire questo: a un certo punto dice, perché tu ci dia un pezzettino di mattonella? Non è a mattonella in se stessa, certo. Questa mattonella ricorda l'offerta che hanno dato i fedeli di allora, ed era una popolazione povera, però ci teneva e hanno offerto queste cose. Quindi se tu la butti nella spazzatura, come se fosse un'offesa che tu fai a quella gente.